Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play e benvenuti a questa nuova serie dedicata a TF che è uscito più o meno 2 giorni fa. L'ho finito di scaricare ieri sera, solo 21 giga di gioco, niente di che. Ho iniziato a giocarci, ho giocato come vedete 27 minuti e basta e inizieremo una nuova partita insieme. Tutti i progressi, bla bla bla, sì va bene, dai, tanto non importa. Allora avremo 4 difficoltà, ovvero furfante, quella più facile, ladro, maestro e personalizzata. Personalizza a livello di sfida, in pratica potremo andare a mettere tutte le varie impostazioni. Io direi di fare ladro, che è comunque quella intermedia. Dopo aver avviato la nuova partita non potremo deviare il livello di difficoltà. Voglio continuare, sì. E guardiamoci il video iniziale, ci vediamo appena, innanzitutto deve caricare però, ok, sì. E dicevo, ci vedremo quando il video sarà finito. Sto cercando di parlare lento per far terminare il caricamento. Minto, dai, ci sei? Ok. Vai. Dai. Ok. A dopo. Se la città mi ha insegnato qualcosa, è che tutto ha un prezzo. Segreti, reputazioni, vite. E la fiducia. Se devi chiederla, non puoi permettertela. Ma immagino che tutto questo non conti se sei uno come me. Dopotutto, quando mai ho pagato per qualcosa? Ok, dopo questo breve intro prendiamo direttamente il controllo di Garrett. Io non so se avete giocato ai vecchi giochi, anche perché l'ultimo TF è uscito nel 2004, mi sembra. Comunque, andiamo, sto giocando con la tastiera per adesso, andiamo a iniziare subito la nostra avventura di Troppa ladro. luce. Ok, come vedete abbiamo spento la candela. Creiamo un po' di Questo si atmosfera. sta addormendo. Se la sta addormendo. Ok, andiamo a rubare tutti gli oggettini che ci sono a giro. Non so se conoscete appunto la storia di Garrett, ma è ossessionato dal rubare qualsiasi cosa. Andiamo a rubare tutto. Come vedete stiamo accumulando dei soldi, probabilmente ci serviranno per sbloccare potenziamenti o roba del genere. Come avete visto ho giocato solo 27 minuti, quindi non conosco tutti i particolari. Questa cosa della luce potrebbe essere utile in caso in cui ci sia qualcuno che ci controlli. Questo non mi pare proprio atto a controllarci se la sta dormendo. Ci sono anche delle mosche, sembra, vabbè, sarà un effetto grafico venuto fuori male. Andiamo a saltare di qua. E siamo su quest'asta sopra il mercato della città. Tiene premuto E. Ok. Pigiamo E velocemente per alzare questa finestra. Ok. E siamo in un altro edificio. Ponte di Aldale, attico. Ok. Andiamo a vedere. Wow. Movimenti improvvisi spaventano gli uccelli attirando l'attenzione di chiunque sia nei paraggi. Ok. Vediamo se c'è qualche oggettino da rubare. Guardate questi corvi. Dobbiamo cercare di non fare Qualcuno movimenti. ama i volatili. Io Sì. invece amo quel quadro. Diamogli un'occhiata da vicino. Questo quadro. Ok. Premiamo E. Ci sono. Ah, wow, figo. Ok. Allora, cerchiamoci. Dovrebbe essere una specie di meccanismo nascosto. Cerchiamolo. Sembra aver visto qualcosa. No, come vedete, eccolo lì. Quel pallino, quando troviamo qualcosa, si illumina. Premiamo E, attiviamo il meccanismo e andiamo a scassinare questa serratura. Quando si illumina il pallino, come sempre, sto muovendo solo il mouse in questo momento. E premiamo E nel momento in cui il pallino si illumina per aprire la serratura. Apriamo la cassaforte e rubiamo questa bella collana. Guardate là. Tac. The Master TF. Ok. Beh, non a caso definiscono i tetti le vie dei ladri. F1, apriamo il diario. Ok, bottino unico, il piumaggio scintillante. Ci mi era dimenticato. Giovinezza festaiola di Lady Cristina. Ok. Questi quindi ci saranno appunto degli oggetti da collezione da prendere. Progressi del giocatore, come vedete, capitoli completati in ogni stile di gioco. Zero fantasma, opportunista, predatore. Oggetti a collezione, documenti per ora niente, visualizza mappa. Questa è la mappa interna. Andiamo indietro. No, non c'è la mappa. Chiudi diario, Garrett. Ok. No, non ci fa vedere solo la mappa del punto in cui ci Sia chi troviamo. penso io. Ok, sì, dovrebbe essere, non mi ricordo, mi si chiama Erestin, qualcosa. Allora, qui c'è qualcos'altro intanto.
Una freccia da corda, ok, premiamo 8, la equipaggiamo e andiamo ad attaccarla lì. Tac. Comunque questo è un gioco che potete godervi sia se avete giocato a quelli vecchi, sia se siete nuovi della serie. Mi rendo conto che per tanti di voi sarà, cioè, difficile che abbiate giocato a quelli vecchi perché Belle scarpe. comunque non sono di ieri l'altro. Puoi fare più rumore la prossima volta? Come potevi sapere che ero io? Basso ti ha detto che avremmo lavorato insieme, non è vero? Beh, sono qui. Tu che dici? Io dico che non sei cambiato. Meglio, proprio come ai vecchi tempi. Ok. Andiamo a seguire Erin, ecco come si chiama. Con maiuscolo corriamo come nel 90% dei giochi. Seguiamolo, guardiamo se riusciamo a stargli dietro. Salta, Garrett. Mamma mia, che agilità. Ok. Bravo, ce l'hai fatta. Hai scelto quella strada perché era rapida o perché era divertente? Tutte e due le cose? Forza, finiamo il lavoro per Basso. Ok, andiamo a completare questo lavoro. La gemma della luce è questa qua, ci fa vedere appunto quanto siamo in luce o in ombra e quindi anche quanto siamo nascosti. Con C ci abbassiamo e Che quindi ne dici di siamo usarle più quelle ombre, nascosti. Lady Raggio di Luce? Davo solo un'occhiata. So che vuoi sempre andare tu per primo. Sbirciamo dietro l'angolo, come vedete ci sono queste due guardie. Andiamo a lasciare l'angolo. Ok. Dovresti procurartene uno anche tu. Ci vediamo dall'altra parte. Non sarà quella la mia strada. Scarichiamo Ok. Noi cerchiamo prima che un'altra finisca il strada. giorno d'estate, perché prima non brindare a un lavoro ben fatto. Non possiamo lasciare Ci qui il stanno campo. vedendo. Ben Ok, passiamo di festa. qua velocemente. Gli azzurri Raccogliamo saranno il al lavoro sotto i tavoli portafogli. delle taverne. E le Portamonete più che guardie saranno portafogli. sbronze. Non negozio Qui una c'è un benda con un calice. militare ubriaco. A me mi piace molto questa azione stealth, soprattutto perché questo è un gioco nato per essere giocato in maniera silenziosa, diciamo. Ok, ci siamo Garrett, arrivati. vieni. Lei è già arrivata, ovviamente, con il suo con la sua mazza L'invidioso chiodata. dell'artiglio? Artiglio, L'ho ok. creato io. Quelli dell'arma ne saranno colpiti, sentiranno che stiamo arrivando. Prima devono prendermi. Controlla bene tutta la zona. Non è questione di guardarsi attorno, Garrett, ma di prendere il bottino. Ok. Rubi ancora, non è vero? Rubo da quando tu eri ancora in fasce. Questo è il Garrett che conosco. Scommessa tra amici? Vediamo chi ruba di più. Ok, ci sta sfidando la signorina Erin. Noi cerchiamo di invece continuare la nostra avventura nelle ombre, a differenza della sua azione più sfrenata. Andiamo a rompere questa cosa. Ok, scende la scala, perfetto. Andiamo a salire su e andiamo a passare di qua. Lì c'è Erin di Guarda un nuovo. po' qua. Ah, ha Tu già e io a preso zonzo per la un città. bel medaglione. Perché avevamo smesso? C'è bisogno di C'è chiederlo. bisogno di chiederlo. Per chi ha giocato ai vecchi TF, non c'è bisogno di chiederlo. Ok. Allora andiamo a aprire forbici. Andiamo a aprire anche il cassetto sotto. Non c'è niente. Voglio spengere queste candele. Spingiamole. Ok. Qui dentro un bracciale. Perfetto. E poi qui iniziamo a scoprire le varie meccaniche di gioco, perché per esempio tenendo Devi premuto E tenere un profilo potremo basso nei posti in cui non sono sbirciare benvenuto, dietro alle nei serrature. molti posti. Ok. E poi andiamo a scassinare là, come abbiamo fatto prima. Ci saranno le serrature con difficoltà 3, per ora ho trovato anche una con difficoltà 4, immagino ci siano anche tipo con difficoltà 5 o più. Andiamo a aprire. Ok, spengiamo le candele, nessuno deve vederci. E andiamo a rubare tutto il rubabile. Manca un cassetto, sicuramente ci sarà qualcosa. Esatto. Abbiamo 100 gold, diciamo, 100 G. Non mi ricordo se hanno un nome questa valuta. Diario È di un difficile voyeur. tenere un segreto. Ovvero, Madame Flower ha relazioni con il soldato prosegue, il marito è ancora assente, spediscono lettera anonima. Signor, appartamento in affitto di fronte. Deve esserci una cassaforte a muro nascosta al piano inferiore, a sinistra delle scale. Ah.
Ok, quindi magari cerchiamo di raggiungerla Ed questa qui. cassaforte, dunque. Spingiamo anche queste candele. Una cassaforte al muro al piano inferiore. Dunque, questa non si apre, quindi dovremmo raggiungerla. Andiamo a vedere di qua. Di qua non mi pare ci sia modo di raggiungere il piano inferiore. Magari dall'altro lato. Intanto andiamo a aprire questo baule. Ok. Un anello e un calice. Perfetto. Qui c'è questo, direi che non fa il caso nostro, qui non c'è niente. Andiamo a uscire di qua e Se intendi guardiamo. farla per strada come un pezzente, almeno fallo al buio, così ti vedono Oh, tutti. ok, parla con suo marito. La mira dovrà Dunque, pur uscire, cara, questo è indubbio. E dobbiamo poi cercare di arrivare al ci piano sei inferiore solo se tu a vogliamo guardare. Ogni giorno mi quella ricordi di quanto corsa. sei Andiamo però di qua. insopportabile. Forza, andiamo a provare Non quelle vedo 30 pizze. ingressi, sinceramente. In effetti, quei volatili arrosto sembrano deliziosi. Dunque, andiamo a vedere di qua, magari se c'è un modo di passare. Mi sa di no. Andiamo a rileggere quella cosa. Documenti. Prologo. Diario in voyeur. Allora, relazione, signor. Appartamento in affitto di fronte. Deve esserci una cassaforte a muro nascosta al piano inferiore, a sinistra delle scale? Punto di domanda. Sempre per le mani roba preziosa, ma non riesco a vedere dove la nasconde. Sapeva un buono a nulla. Niente, a diversi giorni che sia morto, non ho visto i parenti, eredità in denaro. Ok, dunque. Ora non volevo perdere troppo tempo qui a cercare le cose, però. Una cassaforte a muro, magari c'è qualcosa nascosto qui intorno. C'era anche una specie di visuale strana, non mi ricordo con che tasto si attivava. Proviamo un po' a caso. T, U, I, M, N. No, M è la mappa, immaginavo X, no. Va bene, poi cercheremo magari di tornarci, anche perché comunque. Da un certo punto in avanti saremo liberi di esplorare una buona zona della città, immagino. Ok, andiamo allora a proseguire per adesso lungo la strada che il gioco ci consiglia. Vai sull'asse, ok. Di qua non c'è niente. E cos'era? E sbircia. Ah sì, da quell'angolo, vabbè. Lasciamo perdere, continuiamo, teniamo premuto. Andiamo ad aprire questa finestra. Vediamo se Erin è già arrivata intanto. No, qui non c'è nessuna Erin. Ok, andiamo a proseguire piano. Guardiamo se c'è qualcosa di valore da queste parti. Qui niente. Qui siamo alla luce. C'è un altro uccellaccio. Qui non c'è niente. Andiamo a aprire questi cassetti. Niente. Niente. Calice. Calice. Salve uccellaccio. E andiamo a proseguire al piano di sopra. Eccola qua, Erin. Allora, quanto hai rubato? Non è quanto rubi, ma quello che rubi. E come lo rubi? Questa pietra primeva che vuole basso pare si trovi nella sala delle cerimonie di Villa Northcrest. La casa del barone. Non sarà facile. Preoccupato? Lo sono e dovresti esserlo anche tu. Sta tranquillo. Ci sono io con te. Questo lavoro si fa sempre più difficile. Ok, noi abbiamo completato questa prima parte del prologo, adesso dovremo andare verso la villa del barone. E rubare questa pietra primeva che vuole il nostro datore di lavoro, questo basso. Ci sono molte guardie. Siamo E già alla non villa. sono qui per la festa danzante d'estate. Molte guardie significano molte spade. Ladri e spade non vanno d'accordo. Io non ho mai avuto problemi con le spade, ma io non sono solo un ladro. Ok, iniziamo allora a esplorare questa villa, stando attenti perché qui di guardie ce ne sono tantissime. Attraverso i giardini, resta nascosto in silenzio. Gli ospiti del barone non devono vedere una cosa simile. E senza, noi non vediamo un accidente. Vanno Ok. così di continuo. Sai Le sistemarlo? lampade Ti sembra un parlano. ingegnere. Nessuno della servitù riesce a Wow, star dietro agli avete esperimenti di Sua visto Signoria. che Ma scatto senza le abbiamo luci non fatto ci con lo sarà un spazio. futuro più luminoso. Perfetto. Cerchiamo di stare dietro Erin. Avvicinati lentamente, chinati per evitare.
tenere premuto E per... Ah, ok, abbiamo Cosa? scaffignato le monete. Vieni, eh? Wow, ok. Ci è andata benissimo. Puoi aiutare quello nuovo? Sono 10 minuti che cerca di accendere un braciere. Cos'è? Sono suo padre? Vai, prima che si dia fuoco. Tanto Erin è andata Presto. là sopra. Alcune superfici come l'acqua rendono i movimenti più facili da notare. Tieni premuto CTRL per muoverti lentamente e ridurre al minimo i rumori. Oh, capisco. Quindi cerchiamo di premere CTRL. Guardate, mettiamo. Se no quello ci sentiva probabilmente. Guardate come andiamo piano, ma è necessario in questa situazione. Ok, siamo fuori dall'acqua. Una cosa che mi è piaciuta davvero tanto di questo TF è il fatto che la Eidos e la Square Enix abbiano contattato degli stilisti per disegnare gli abiti di Garrett, in maniera che siano effettivamente gli abiti, degli abiti che producano pochissimo rumore. Comunque abbiamo equipaggiato delle frecce ad acqua che serviranno a spengere quella torcia. Ok, abbiamo spento la Correnti torcia. d'aria, ma perché non restano accesi? Correnti d'aria secondo lui, ma non sono correnti d'aria, siamo noi. Ok, facciamo piano. Anche perché ci sta guardando proprio di qua. Anche se siamo nelle ombre, siamo dei fantasmi nelle ombre. Ok, siamo tornati qua sopra. C'è un bel. Come si chiama? Posacenere. Ok, era un posacenere quello. Salve guardia. Si spegne sempre, ogni volta che lo accendo. Non puoi accendere un panno intriso di petrolio, figliolo. Ti faccio Ok. vedere. Se schiacci troppo, non c'è abbastanza aria per alimentare le fiamme. Dovrei saperlo. Mi La sa mia è che una Erin famiglia di vuole. carbonai. Ah sì? Un lavoro sempre Ok, più sì. raro da quando ci sono le fabbriche. Decisamente. Guardate. Ha tramortito quello e l'ha trascinato là. Neutralizziamo Dai, dai, anche questo. Ok. Ok. Abbiamo il cadavere, portiamolo qua dove è l'altro. A parte l'abbiamo neutralizzato, non l'abbiamo ucciso. Questo invece è morto. Ma che fai? Perché hai ucciso la guardia? Avrà avuto la tua età. Era una guardia, Garrett. Nel posto e al momento Non sbagliato. sei cambiata, vero? E tu non hai mai ucciso, vero? Non uccido senza un buon motivo. E soprattutto non mi pagano per farlo. Quindi se lo fai tu va bene, se lo faccio io no. D'accordo, ho capito. Quella guardia non si rialzerà per seguire le nostre tracce e darci noia dopo. Quando una guardia si rialza, di solito le mie tracce le ho già tolte di mezzo, non come stasera. Ok, allora cerchiamo innanzitutto, io direi di andare a spostare questi cadaveri più nell'ombra. E ok, questo è già abbastanza nell'ombra. Andiamo a vedere un pochino di qua, magari se c'è qualcosa prima di proseguire. Mi piace sempre esplorare queste parti extra, diciamo. Magari c'è qualche segreto, qualche lettera. No, eh. Di solito quando lo faccio non c'è mai niente, appunto. Ok, siamo qui, andiamo a scassinare questa A questo serratura. punto forse è meglio se vado prima io. Tac, tac e tac. Ok, abbiamo aperto la porta. Tu vuoi limitarmi? È quell'artiglio a limitarti, E non Erin io. va avanti. La pensiamo in maniere differenti, come avete visto, cioè Garrett è più per la, come si dice, la furtività, mentre Erin è più per l'azione. Abbiamo questa bottiglia, la possiamo usare per creare sì, un difensivo, un diversivo. Quindi lanciamola là. Ok, Ehi, cos'è stato quel rumore? e ci nascondiamo qua velocemente. Cerchiamo di Ce non l'hai con me? farci Meglio notare da se resti questa guardia. nascosto. Dov'è? Un rumore qui, un suono là, non è niente. Stai buono, non c'è nessuno qui. Non c'è assolutamente nessuno. Ok, andiamo avanti, rubiamo queste monete. Andiamo di qua. A e D ci sporgiamo. Lì ci sono delle monete. Ho paura di essere notato se le vado a prendere. Invece no, invece no. Moneta. Moneta. Che la guardia è ancora lì. Sì. E sta guardando nell'altra direzione, quindi passiamo di qua, perfetto. Ok, andiamo a arrampicarci qua sopra. Vedete com'è silenzioso Garrett quando si muove. Vediamo, è ancora lì che Ah, controlla. per tutte le campane.
Se continui con questi avanti e indietro, consumerai gli stivali nuovi. La mia donna, signore, mi presenterà al padre. Non sa che sono entrato nell'arma. Beh, arma cittadina significa onore e rispetto. Il fatto è che... Lui crede a quelle dicerie secondo le quali siamo corrotti. Ah, sì? Allora infilagli quel naso da impiccione dove sei tu, intesi? Ok, allora lì ci potrebbe essere un'opportunità di rubare qualcosa, però ci sono davvero troppe guardie, perché ce n'è una lì e probabilmente una anche lì, che vedo della luce, forse è solo una torcia. Quindi lasciamo perdere, per adesso andiamo a correre a prendere questa corda, ok. Andiamo a salire. E... ah, salve Erin. Ah, ecco, un'altra volta. Come vedete lei è molto più manesca di noi. Temi che possa batterti in questo frangente? Sarei generosa. Temo che moriremo per colpa tua. Sono in grado di cavarmela, ok? Corro più in fretta, salgo più in fretta, io... Uccidi più in fretta e sbagli altrettanto in fretta. Chiaro, non ti controlli. Ecco perché sono meglio di te. Rassegnati. Finiamo il lavoro e... Si era presa un po' a male, eh? Ruba l'artiglio di Erin. Ah, ok, la priveremo del suo mezzo per fare danno, diciamo. Credo che lo faremo senza questo. Bravo Garrett. È quello che stiamo cercando, vero? La pietra primeva. Vesti. Non sono mai un buon segno. Fratelli Cornelius, Aldus, portate le chiavi. È il barone Northcrest. Siamo qui per portare la città verso una nuova era. Un'era di progresso e illuminismo industriale. Diamo inizio alla trasmissione della Primeva. Sembla Istraka Khan. Schema, la cana. Dai, scendiamo laggiù, ci divertiamo un po'. No, basta così, ce ne andiamo. Cosa? Stai scherzando? Qualcosa non va, è pericoloso e tu non sei pronta. Sai che non sono più una bambina, io posso farcela. Andrò laggiù con o senza di te. Non senza questo. No. Ok, dopo questo video direi che possiamo concludere questo episodio di TF. Ora guardiamo se riesco a interrompere prima che parta la nuova scenetta. Guardiamo un po', tipo premo ESC adesso, non succede niente. Comunque, questo era il primo episodio di TF, ok, in pausa, perfetto.
Come vi dicevo, questo era il primo episodio di TF, spero che il video vi sia piaciuto, continuerò questa serie, l'affiancherò alle altre, nel senso probabilmente pubblicherò un video al giorno ogni 2 giorni di TF e lo pubblicherò insieme alle altre serie normali. Quindi se il video vi è piaciuto come al solito mettete un mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break to Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.